Dai guasti all'impianto idraulico ed elettrico agli scippi per la strada, dalla rottura delle chiavi o di un vetro alla finestra fino alle truffe perpetrate in casa da finti operatori. Da oggi gli anziani veneziani non autosufficienti, che usufruiscono dei servizi a domicilio gestiti dalla cooperativa L1, avranno una copertura assicurativa gratuita contro queste ed altre spiacevoli eventualità. Il pacchetto, infatti, fornito da Mondial Assistance, rientra nelle prestazioni offerte dalla cooperativa e comune in sede di gara d'appalto, motivo che l'ha portata a vincere il bando. Si tratta di un'opportunità che viene offerta alle persone anziane, appunto, o in perdita di autonomia, che sono seguiti dai nostri servizi di assistenza domiciliare, che hanno appunto la possibilità di fruire di un'assicurazione contro le truffe, contro i furti subiti in casa, e quindi è un aumento della tutela e della sicurezza nei confronti, appunto, di questo gruppo significativo di persone. Gli anziani non più autonomi seguiti dai comuni, infatti, sono 2.400. Per loro adesso sarà possibile chiamare l'800-527-999, attivo 24 ore al giorno, e richiedere gratis l'intervento di un idraulico, un fabbro, un falegname, ma anche ricevere rimborsi e assistenza in caso di truffe o rapine. C'è invece una copertura che è volta a sostenere le perdite pecuniarie che l'assicurato deve sostenere nel momento in cui, a seguito di furto, scippo e rapina nel comune di residenza dell'assicurato stesso, dovesse avere appunto una sottrazione indebita di denaro. In questo caso c'è una copertura di perdita pecuniaria fino a 500 euro a seguito appunto dell'evento, quindi sotto forma di rimborso da parte della compagnia di assicurazione nei confronti dell'assicurato. Contro le truffe ai danni di anziani, il Comune ha già avviato con successo, insieme alla Questura, il progetto OcioCio, che insegna le regole per non cadere nelle trappole dei malintenzionati. Adesso la speranza è di poter allargare questo modello di copertura assicurativa a tutti gli anziani, non solo a quelli non autosufficienti, ovviamente seguendo criteri basati sul reddito. L'intenzione dell'amministrazione, che ha messo dei fondi a parte proprio per questa funzione, di allargarla a tutti gli anziani oltre i 65 anni della nostra città.